Comitato Mirzia, ma riunione è sempre in azione. Nonostante che siamo mezzi rotti, noi continueremo la nostra campagna di informazione, che non è la stessa cosa di fare libertà di stampa, perché uno può stampare quello che vuole o anche omettere le notizie. E ci sarà tanto da parlare su quello che è stato fatto anche in cronaca locale. Già ci sono dei ravvedimenti importanti, ma le notizie vengono più omesse che date. Per cui noi abbiamo preso un impegno, anche se le nostre condizioni, come vedete, non sono delle migliori, però cercheremo di fare in modo di portare avanti il nostro programma di informazione, di libera informazione sulla realtà dei fatti, perché la realtà dei fatti è molto più importante di quello che può dire un politico o non dire. A presto, arrivederci a tutti. Ed ora vi facciamo visionare il video integrale di quello registrato da me stesso, da Fabio Ferroni, all'ultimo consiglio comunale del 29 ottobre, un consiglio comunale ancora una volta sciolto per mancanza di numero legale, cosa che non avviene quando ci sono le varianti edilizie. Una cosa di cui lasciamo a voi il libero pensiero e fatevi la vostra opinione in merito. Questo video è importante in quanto che ho ritenuto opportuno evidenziare al Consiglio Comunale intero, che già 31 consiglieri comunali attraverso una lettera data loro il 21 ottobre scorso, avevano espresso la loro solidarietà e soprattutto l'intenzione di parlare di politiche sociali. Visto che, fra l'altro, sono in condizioni piuttosto disagiate da tempo, ma soprattutto a causa di un investimento sulle strisce pedonali, ho un gesso che non mi consente il libero movimento, ho chiesto al sindaco di prendere provvedimenti in merito. Questo non è avvenuto, vengo ancora una volta distrattato come tutti i cittadini aretini, ricordate, aretini, non parlo di razzismo, ma se sei extracomunitario sei favorito perché i parametri non vengono discussi, oramai sono 2 anni che non si parla di emergenza casa e ben 41 mesi che non si parla di politiche sociali in Consiglio Comunale. Ecco il perché del mio intervento. Ascolta, gli ho detto anch'io, ma sei 14 la votazione richiesta espressa della sala per fare un'interpretazione. Presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, l'assemblea non è in numero legale, il consiglio è sciolto. A questo punto c'era una promessa per il calendario che ricordo era 6 novembre, 6, 26, 10, 23 dicembre, ve le confermo così ora lo sapete con largo anticipo, la Presidenza alla luce del il nuovo scioglimento si riserva di convocare il Consiglio in un momento che reputo opportuno. Grazie. Fermi tutti, un attimo d'attenzione. Giorno 21, e la prego anche lei, signor Sindaco, di rimanere al suo posto. Ho mandato una lettera a 40 consiglieri, di cui 31 mi hanno risposto favorevolmente esprimendomi in solidarietà. Vi faccio vedere un'immagine che solo dei lager razzisti si vedono. Lei, signor Sindaco, ha ricevuto una lettera che sa che sono stato investito e il suo assessore, non so se è il suo assessore o l'assessore del Führer, perché dire di mandarmi in una struttura come primo centro d'accoglienza, in un bagno dove non si entra, dove l'ho fatto chiudere, dove la consigliera Angiolini quando era assessore l'ha fatta chiudere anche se per mezz'ora, è una vergogna. Dovete parlare di politiche sociali, in questo consiglio vi hanno eletto i cittadini per fare l'interesse dei cittadini più deboli, state lavorando per 4-5 gruppi di mascalzoni che hanno finito questa città e la stanno sfiancando. Vi invito a non esprimere solidarietà, a fare quanto prima una verifica sulle politiche sociali. Non è possibile, questo è nazismo e voi del centro-sinistra avete fatto delle politiche sociali una bandiera. Vi dovete vergognare, ma vi dovete vergognare tutti che come consiglieri comunali siete eletti dal popolo. Mi scusi signor Sindaco, caro Beppino, ma dovete prendere provvedimenti, perché in quella lettera io ho detto che c'erano dei bisogni
che non erano i miei. Faccio vedere i miei perché non posso far vedere gli altri. Vi dovete vergognare, in 41 mesi non avete voluto mai parlare di politiche sociali. Qual è il problema? Che la Savanti è peggio di Himmler. E beh, constatiamolo e mandiamola via. Qual è il problema? Questa è la realtà dei fatti. Che possa piacere, possa disturbare, possa impressionare, possa turbare, è tutta un'altra cosa. Ma questo è quello che è avvenuto veramente al termine del consueto consiglio comunale sciolto quando si parla di urbanistica. Vedremo se con questa azione, certamente non proprio simpatica ma necessaria, riusciremo ad attrarre l'attenzione di tutti i consiglieri comunali e soprattutto del sindaco Sonfani sul grave problema che stanno attraversando le politiche sociali, e vedremo se veramente riusciremo a fare in modo che se ne parli. Ricordo 41 mesi che in consiglio comunale non se ne parla, 2 anni che la Caritas ha chiesto una conferenza di servizi sull'emergenza casa, 2 anni e nessuno ne vuole parlare. Forse è il momento in cui veramente la città ne ha bisogno, sarà il momento di fare la verifica sulle politiche sociali e sull'operato del suo attuale assessore